sentiamo il consiglio per favore. Allora, la proposta modificativa è questa, nella parte del dispositivo. Il consiglio del settimo municipio impegna il presidente e la giunta a chiedere al sindaco di Roma Capitale e agli organi istituzionali per le loro competenze due punti, e rimangono tutti i punti del dispositivo. Questa è l'unica modifica. Non lo so se gli emendamenti vengono ritirati, questo poi i firmatari. Allora, accettiamo. Allora, questa è la proposta modificativa della parte dispositiva. Ora, prima di passare, allora abbiamo finito la discussione generale, i capigruppo e i presidenti di commissione hanno accolto questa modifica. Allora, adesso dobbiamo passare alla discussione e votazione degli emendamenti presentati. Sono due emendamenti. Allora, cominciamo da quello soppressivo. Consigliere Benassi, prego. Firmatario dell'emendamento. Sì, dunque. A 5 minuti. Ma pure meno. Allora, vista la modifica che è stata apportata, che, vabbè, insomma, io proposta, vista la modifica proposta, ritiro l'emendamento soppressivo, dicendo per una cosa, che non era nelle mie intenzioni né distruggere la risoluzione né altro, dicendo che la figura vergognosa uno può anche discutere, ripeto, il Consiglio sovrano può discutere, poi dopo sta responsabile di ognuno stabilire quale tono. E vorrei solo ricordare una cosa però, perché non per fatto personale, cioè questa risoluzione è partita da una mozione del Movimento 5 Stelle che... Se stiamo parlando dell'emendamento, ha ritirato l'emendamento? Grazie. Emendamento modificativo, sempre a firma consigliere Benassi, prego. Questo qui invece lo mantengo perché si tratta di una correzione puramente formale. Per... due punti però, non è solo. Per favore. Sì, insomma, perché viene citata l'associazione libera rispetto alla manifestazione del 10 maggio del 2014, ma in realtà è il coordinamento Slot Mob che fa questo tipo di manifestazione, quindi propongo una modifica formale a questa. Grazie consigliere Benassi. Allora, questo emendamento, allora, resta in piedi, apriamo la discussione su questo emendamento, se siamo tutti d'accordo, se non ci sono, lo accogliamo senza fare la discussione, siamo tutti d'accordo? Allora, l'emendamento è approvato. Adesso alla dichiarazione di voto del corpo della delibera con la modifica della parte dispositiva e dell'emendamento. Presidente, c'è quel refuso? Protezionismo, protezionista e proibizionista. Credo che sia un refuso, lo chiedo agli estensori. Se un eventuale ritorno a politiche protezioniste, credo che debba essere sostituito un eventuale ritorno a politiche proibizioniste, però lo chiedo agli estensori. Consigliere Tutino, se viene un attimo a tavola della Presidenza ci fa vedere dove è preciso. Dove c'è scritto che il ritorno a politiche protezionistiche non avrebbe alcun senso. Lui sostiene
che andrebbe scritto che ritorna a politiche proibizionistiche. Scusi Presidente, richiamo il regolamento, io non la invidio oggi perché veramente, però le prego, cerchiamo, questa è un'aula di consiglio, ci sono i pezzi di carta, il consigliere Tutino presenta, lo porta lì, lei lo legge, lo presenta, se lo vuole presentare, nel momento che l'ha letto, se non vuole presentare nessuno, non parla nessuno, però la prassi normale, banale, noiosa dell'aula deve essere funzionare così. Non è che lei dice e poi io voglio avere il pezzo di carta che dice Sudino e poi tenermela agli atti. Consigliere Madrona, la prego, la prego. Siamo in dichiarazione di voto. Vabbè, giusto, anche il consigliere Madrona ce l'ha dato, per favore. Non eravamo in dichiarazione di voto perché avevo alzato la mano per domandare, non ho affermato che vado ad emendare, ho domandato agli estensori se sia un refuso, perché se è un refuso per consensus il refuso si sana, e se è un refuso si sana, altrimenti se volete lasciare... Sono lì della mozione, è un refuso? Sì, allora l'accolto. Allora, per favore, allora, dichiarazione di voto. Allora, consigliere Madonna, per favore, 3 minuti. Ma pure di meno. Scusate, io ringrazio innanzitutto il consigliere Tutino che fa venire qui l'operatore dello streaming, perché oggi stiamo oggi le comiche. Scusate, in dichiarazione di voto si interrompe per dire se c'è un refuso o non c'è un refuso, se si corregge, ma ritorniamo sulla serietà, perché io quando voglio far ridere faccio ridere, però quando vedo che altri vogliono far ridere dicono delle stronzate, scusate, non si dice, torno indietro, perdona, beh, perdo proprio la pazienza. Cioè, abbiamo perso 2 ore e 20 minuti per mettere 2 punti sulla risoluzione, 2 punti. 2 ore e 20 minuti per mettere 2 punti? Cioè, un'ora e 10 appunto, è una cosa impressionante questa. Ragazzi, la posso invitare a fare la dichiarazione di voto? Sì, non mi faccia fare la dichiarazione di guerra più che di voto, perché qui ci vuole la dichiarazione di guerra, signor Presidente, perché quello che sta succedendo oggi è veramente vergognoso, è umiliante per chi è seduto dietro questi tavoli, vedere delle spaccature all'interno di una maggioranza che si sono soltanto riattaccate per 2 punti, ma sono d'accordo per 2 punti, ma purtroppo devo dire che quando il vaso è rotto lo puoi anche riaggiustare, ma sempre rotto è, perché purtroppo si è rotto questo vaso, signori miei, non si può andare avanti così, ma vi rendete conto cosa stiamo facendo? Stiamo votando una risoluzione che veramente colpisce un problema, va a individuare un problema che è veramente serio, signori miei, e noi continuiamo a dire il refuso sì, il refuso no, 2 punti sì, l'emendamento no. Oi, ragazzi, ritornate sulla terra, io penso che siamo stati su Marte. Presidente, in dichiarazione di voto però. Consigliere Matrona, per favore. Adesso, vedi. È una supplica la mia. Consigliere di voto. Che non è mai seduto sul tavolo della presidenza, io ce lo fa sedere oggi per vedere le comiche accentuate di più. Viene pure a dirmi a me siamo in dichiarazione di voto. Quando lui ha chiesto in dichiarazione di voto, dico legge la risoluzione. Abbiamo capito, consigliere Madonna, abbiamo capito. Ci faccia la sua dichiarazione. Consigliere Madonna, ci faccia la sua dichiarazione di voto, per favore. Accetto i 2 punti. Va bene, grazie. Va bene. Va bene. Altri consigliere Tutino per gli specifiche, prego. Grazie Presidente. Allora, vado alla dichiarazione di voto precisando anzitutto che non era in dichiarazione di voto quando si è rilevato questo problema, perché era stata alzata la mano prima della dichiarazione di voto, questo è il primo fatto. Secondo, che sono contento che vogliate buttarla in caciara, ma nel mentre la buttavate in caciara, la qui presente lista civica era girata verso i propri colleghi e aveva trovato quella soluzione insieme ai colleghi alle spalle, invece di stare ad urlare, ad insultarsi a vicenda, aveva trovato quella soluzione di spostare 3 parole, metterle in alto e scrivere 2 punti per risolvere un problema
a cui scusate, per favore, quindi posso dire dichiarazione di voto, quindi, per favore, quindi sto arrivando, io non invito l'associazione libera, quindi la lista civica vota favorevole a questa risoluzione e con lo stesso spirito con cui vota favorevole ha risolto insieme ai propri colleghi il problema proponendo questo emendamento. Consigliere Giulio. No, grazie, intervengo in dichiarazione così il tempo è limitato. Però qualcosa bisogna dire, caro Presidente del Consiglio e caro Presidente Fantini. Perché è ovvio che poi si innesca un meccanismo un po' strano, no? In ogni situazione poi si tirano fuori vecchi meccanismi, qualcosa che non gira più come doveva girare prima, qualcosa che si intoppa, si interrompe e poi viene di colpo sanato con l'effetto speciale dei due punti. Io non so chi l'ha tirato fuori, ma mi do tanto di cappello perché con due punti si è riusciti a modificare un ragionamento che si era bloccato. Io devo dire a chi l'ha fatto, non lo so, perché partendo da una risoluzione che è stata lavorata in Consiglio per 3 mesi, in Commissione per 3 mesi, con varie componenti, perché diversi partiti hanno dato il loro contributo, quindi anche noi Fratelli d'Italia, altri che hanno portato PD, insomma mi sembra 5 Stelle, ci abbiamo messo dentro tutta la cosa. Ora, se si è voluto con questi emendamenti mettere paura a quest'Aula dicendo Dio mio, mo, no? Che dobbiamo fare? C'è qualcosa che non funziona, insomma è stato anche un colpo effetto. Io per la pubblicità occulta, lo sai caro Aldo, sono sempre stato no favorevole, un po' di pubblicità non guasta mai. Però poi se si doveva arrivare a quest'altro effetto speciale, per l'amor di Dio, si poteva fare veramente in 3 minuti come ha detto la Presidente Mattino, no, si mettono 2 punti e va tutto dopo, perché poi l'italiano, io a me è morta da piccola, però la professoressa di italiano, però dico 2 punti insomma si intuiscono, ok? Cioè dire che dopo tutto va in competenza a chi, e quindi chi da questo municipio deve comunque mandare segnalazioni, informazioni, monitoraggio eccetera eccetera, quindi tutto quello che serve mi sembra ovvio. Caricarci di cose. Giuliano, capisco che lei è stato zitto per tutto il pomeriggio, ma faccia la dichiarazione di voto. Guardi Presidente, oggi mi trovate tranquillo e la voglio ascoltare. Posso dire solo che sono favorevole e a questo effetto l'ho gustato con molto piacere. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. Allora, premesso che abbiamo fatto un'uscita tempestiva e che non ho fatto in tempo a rientrare, che stavo detto qualche cosa, allora chiedo gentilmente al Presidente del Consiglio di ripetere se il discorso del 2 punti è stato inserito o meno, perché io ero fuori dall'aula. Sì, sarà accolto da tutti. Ok, ma perché non vi è molta chiarezza in questa cosa? Scusa, consigliere Coglia, prego. No, tra l'altro poi è stata fatta una capigruppo, che cosa è venuto fuori dall'esito della capigruppo? Cioè, noi siamo rimasti, allora, sono uscite tre persone, scusate, consigliere Coglia, la consigliera Vitrotti dentro la stanza, non sento il microfono. Friedrich del gruppo, siamo tornati in consiglio, ho riaperto il consiglio e ho proposto al consiglio la modifica che era scaturita dei 2 punti. E tutti d'accordo? Tutti d'accordo. Allora signori, ma vi rendete conto? Cioè, io non pensavo si potesse superare la pantomima di prima, ma siete veramente riusciti a superare voi stessi. È una cosa veramente assurda. Noi eravamo pronti a votare favorevoli alla risoluzione perché era sacrosanta così come scritta. Adesso i 2 punti sollevano la Presidente e la Giunta da qualunque impegno, perché devono solo chiedere delle cose al Sindaco e alla Giunta. I 2 punti non sollevano la Presidente e la Giunta. Allora, per favore, scusate, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Vitrotti, prego.
Sì, grazie Presidente. E... Tratti, per favore. Per favore, consigliere Ritratti, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, cerco di nascondere il dispiacere per questa lunghissima discussione che si è creata intorno ad una proposta di risoluzione presentata nella mia commissione in data 11/11/2013, per renderci conto di che cosa stiamo parlando. Detto questo, siamo arrivati giustamente in consiglio e noi non possiamo che votare favorevolmente, però c'è un però. Ha ragione il consigliere Goglia, perché poi quando io e lui ci siamo fermati un attimo in più di qualcun altro, visto che diciamo, abbiamo speso un po' di tempo appresso a queste cose, allora ovviamente chiediamo di inserire i due punti per le questioni che non sono di competenza stretta del municipio, ma ci sono cose che sono di altro che competenza stretta del municipio, e quindi su quelle credo che si possa tranquillamente intervenire con un'iniziativa municipale nel momento in cui io penso di essere stata eletta dentro il Consiglio Municipale del settimo municipio, e forse qualche autonomia di iniziativa ancora ce l'avrà. Questo solo per dire e anche per rispondere, ribadendo il voto favorevole del Partito Democratico, se la risoluzione ha diciamo, queste caratteristiche. Detto questo, ci tengo ancora a sottolineare che la diciamo, svista che è stata menzionata da parte dell'assessore, in realtà vorrei ricordare che nel regolamento e nello statuto è stabilita l'autonomia del Consiglio e delle commissioni anche rispetto agli indirizzi della Giunta. Pertanto, quanto pervenuto per iscritto direttamente in commissione, i commissari all'unanimità hanno deciso di proporre una risoluzione. Ci sembrava un atto più forte su un tema così delicato, che potevamo sicuramente venire diciamo, dentro quest'aula a discuterlo e votarlo senza tante polemiche. Mi dispiace veramente tanto, perché lo spettacolo che stiamo dando è veramente indecoroso. Grazie consigliere Ritrotti. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Scusate, stiamo in votazione, per favore. No, anche perché... Per favore. Diamo una mano alla segretaria. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, la risoluzione è approvata con 22 voti favorevoli. Grazie. Allora, secondo punto dell'ordine del giorno è proposta di risoluzione avente ad oggetto produttori agricoli e florovivaistici. Chi è che presenta questa risoluzione? Presidente della Commissione Stella Caccomo, prego. Presidente, consiglieri, dunque la risoluzione in discussione ora mi trova già esausta, però devo dire che nella scorsa seduta ha dato adito ad alcuni dubbi. La stesura che abbiamo presentato nella scorsa seduta ha dato adito ad alcuni dubbi sull'interpretazione della norma. Perciò, in accordo con i componenti della Commissione Commercio e nell'ambito dell'autonomia poco fa ribadita dei consiglieri delle commissioni rispetto agli altri organi del municipio, e che ha espresso anche sul nuovo testo parere favorevole, è stata riformulata in modo da evidenziare la volontà politica di alleviare le difficoltà che incontrano i produttori agricoli e florovivaistici, difficoltà dovute oltre alla crisi economica che attanaglia in di questi tempi il nostro Paese, crisi dovuta anche alle avverse condizioni meteorologiche che negli ultimi mesi hanno portato piogge alluvionali e vasti allagamenti in varie zone del territorio. Quindi questo atto si prefigge di consentire agli stessi produttori
agricoli e florovivaistici di recuperare le giornate di lavoro perse e allo stesso tempo recuperare entrate per le casse comunali, che quindi comunque si sono perse, anche queste si sono perse. Inoltre, con la risoluzione chiediamo agli organi capitolini che in sede della rielaborazione in corso dei vari regolamenti si tenga conto di questo vuoto normativo. Grazie. Prima di aprire la discussione devo precisare che su questo punto è pervenuto dal direttore, che poi sta qui, diciamo, che fa presente al Presidente del Consiglio che a parere della direzione, diciamo, a parere dello scrivente, questa proposta è irricevibile in quanto contrasta con l'articolo 72 del regolamento del Consiglio Municipale, che prevede in capo al Consiglio le sue attività di indirizzo. Io ho risposto. C'è anche la questione del diritto, che è pregiudiziale, cioè, segnalata dalle sere. Il direttore della Camera fa questa nota anche in seguito a una nota del dirigente UOA, dottoressa Dalle Sera, che mette in evidenza alcune cose, tra cui. Allora, con riferimento alla proposta. La possibilità di assentire al rilascio dell'occupazione suolo pubblico e autorizzazione alla vendita per il mese di aprile si configura quale deroga ad una norma regionale, documento programmatico 139.03, e ad una norma regolamentare di competenza del Consiglio Comunale. Secondo punto, l'autorizzazione alla vendita e il rilascio dell'occupazione suolo pubblico, proposta al primo punto della risoluzione, seppur a carattere generico, e rivolta ad una pluralità di operatori, rientrano fra i provvedimenti che attengono istituzionalmente all'attività amministrativa. Io credo, come Presidente d'Aula, e diciamo questa cosa, ne abbiamo parlato anche all'Ufficio di Presidenza prima del Consiglio, la risoluzione è un atto prettamente, soprattutto di carattere politico, di indirizzo, e credo, ritengo di non dover ritirare questa proposta e di metterla in discussione al Consiglio. Quindi procediamo, dopo la presentazione della Presidente della Commissione, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Arancia, prego. Sì, Presidente, io ritengo veramente irrituale e scorretto questo modo degli uffici di intervenire su un atto di indirizzo politico del Consiglio e in Consiglio. Si poteva magari mandarlo fuori. Comunque, quando il Consiglio fa degli atti di indirizzo politico, non chiede agli uffici il parere. Poi se fa delle delibere, se fa delle delibere che impegnano gli uffici in atti con impegni di spesa eccetera, allora è previsto il parere degli uffici. Ci prego, scusi un attimo, per favore. Prego, consigliere Alla. Altri interventi? Scusate, nessun altro interviene? Allora, se nessun altro interviene passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Matorno, prego. Allora, io accetto il consiglio secondario del direttore con molta perplessità, perché effettivamente il primo parere che è stato richiesto dalla Presidenza già mi è sembrato un parere strano. Perché lo stesso parere deve essere richiesto in altre risoluzioni e in altri frangenti. E purtroppo qua devo fare quel nome che farà ridere a tutti quanti, è l'AGA. Ma perché questo? Perché anche in quel caso, lo so che si sbuffa, che è monotono, è monotonia, no. Anche in quel caso ci fu una... La delibera, se non erro, se non vado errato, la 216, che parlava chiaro, individuazione delle aree da trasmettere al Dipartimento e di mettere al bando. È vietata la concessione di aree in prossimità di scambi, di fermati di scambi, parcheggi di scambio. Eppure lì ci fu un blocco per qualche mese, grazie a me, che sollevai questo problema.
e anziché fare il tutto entro dicembre siamo riusciti, grazie alla DD del direttore, sono riusciti a farlo a marzo, a febbraio, ma con molto, devo dire, ci sono rimasto male, proprio romanamente parlato, ci sono rimasto male. Perché? Perché adesso mi si viene a dire, non si può fare, perché andiamo in contrasto con la legge, con la 33, andiamo con l'articolo 62 bis del regolamento della regione, della legge regionale, andiamo in contrasto con la delibera del Consiglio Comunale, andiamo in contrasto con tante cose. Ma quando abbiamo fatto l'AGA, ma non siamo andati in contrasto con la 216 del Comune di Roma? Non dico, non chiamo il direttore in causa, non lo chiamo, perché mi rivolgo al tavolo della Presidenza. Siamo andati in contrasto? Lo chiedo a voi. La 216 parlava chiaro, signori miei, perché se prima non siamo andati in contrasto, evidentemente perché il Consiglio Municipale ha una sua autonomia, è un Consiglio che dà un indirizzo politico e pertanto non siamo andati male. L'atto successivo e conseguenziale è stato quello del direttore che ha fatto la sua DD, dietro alla risoluzione del Consiglio Municipale. Allora adesso mi chiedo, per quale motivo oggi ci stiamo barricando su una difesa, su due pareri, quando possiamo tranquillamente esprimere il nostro parere? Dopodiché è un indirizzo politico, gli uffici sapranno come muoversi all'interno della normativa, perché se è in contrasto adesso questo Consiglio con la legge, è in contrasto, e lo dico pubblicamente, lo dico anche sulla registrazione, su quanto riguarda l'AGA, signor direttore, mi scusi, volevo dire signor Presidente, è grave quello che è stato fatto, è molto grave. E nonostante tutto non stiamo parlando, signori miei, di tre posti di lavoro come si è ventilato quella volta per quanto concerne l'AGA. Qua si parla di migliaia e migliaia di euro che vanno a perdere i produttori. Vogliamo chiamarli coltivatori di fiori, coltivatori di primizie? Vogliamo andare a vedere che cosa è successo in questi due mesi, tre mesi precedenti, in questa stagione che è piovuto dalla mattina alla sera, che ci sono stati alluvioni contro alluvioni, che le colture sono andate tutte distrutte, le serre sono andate distrutte? Oppure vogliamo penalizzare ancora di più? Perché se noi vogliamo salvare i posti di lavoro, se noi vogliamo salvare l'agricoltura, se noi vogliamo salvare i produttori, se noi vogliamo salvare la gente, signori miei, dobbiamo prenderci oggi la responsabilità di dire è un atto giusto questo, è un atto, noi diamo un indirizzo giusto, giusto perché andiamo a parare quel danno che è stato causato da qualcuno purtroppo molto in alto, più in alto di noi. Purtroppo non sappiamo come sia successo, questi alluvioni cosa hanno comportato. Però senz'altro, se voi avete sentito i vari servizi in televisione, ci sono stati milioni e milioni di danni all'agricoltura e purtroppo quello che stiamo votando sono produttori. Allora io dico, perché non possiamo in questo momento dare un indirizzo forte e dire ok, la legge prevede questo, ma noi come municipio vogliamo essere, come abbiamo detto tante volte, vogliamo essere un municipio pilota, un municipio che dia un input, che faccia capire alla Regione Lazio prima e al Comune dopo che c'è un errore nel 62 bis dove fissa dei criteri, perché quella legge purtroppo è vecchia di 12 anni fa, se non erro, credo che sia del 2006 la prima del 2002, cioè la prima del 2002, la seconda del 2006. Quindi quella ferma dei criteri ben precisi, ma li firma anche la 216, ripeto. Quindi non sarà di consigliere Poli, che lei è stato uno di quelli che ha causato i danni sull'AGA. Quindi non sa danni, anzi il suo assessore, quindi non sa danni. Consigliere Matondo, per favore, non è il caso. Ok. Prego, ritorni al merito, per favore. Sono dell'AGA. Ritorni al merito. E sai pure perché parlo dell'AGA?
Perché è stata una forzatura voluta dal tuo assessore. Consigliere Matonnola, non è per me, per favore, consigliere Matonnola. Caro Poli. Consigliere Matonnola, torni all'argomento, per favore. Era passione. Per favore. Quella è la di dimissioni. Si doveva dimettere il tuo assessore. Hai capito? Quando ha portato quello in commissione, si doveva dimettere per quello che ha fatto. E lo ridico sempre, sei tu che lo stai proteggendo, col tuo ostruzionismo che stai facendo all'interno di questo consiglio. E allora ritorniamo con i piedi per terra, ritorniamo con i piedi per terra. Ci torno. Ho detto che ho chiesto le dimissioni dell'assessore per l'aga, perché è stato vergognoso quell'atto. E adesso si sta facendo resistenza su un atto di un mese, quando all'aga il suo assessore per 7 anni gli ha dato l'incarico. Per 7! Qui per un mese ci stiamo ostinando, perché qualcuno ha chiesto il parere. Il parere! Perché non è stato chiesto anche quel giorno il parere? Tanto che parli! Perché non l'hai chiesto? Madonna, per favore, si calmi. Consigliere Matonnola, per favore. Fumo. Roba sbagliata, forza. Consigliere Matonnola, torniamo un attimo. Mi inquino. Consigliere Matonnola, per favore. Ecco, vabbè, ritorno. Ecco. Scusate lo sfogo. Anche perché il tempo passa lo stesso. Vabbè. Ancora 2 minuti. C'ha ragione. Ne sfogo. Scusate lo sfogo. È uscita pure la voce, quel poco che mi è rimasta. Pertanto quando sento uno che fa le agitazioni, che mi richiama la legge, beh, a quel punto mi gira tutto, capito? Perché c'è qualcosa che non andava, c'era qualcosa che non andava prima, c'è qualcosa che non va adesso, però come abbiamo salvato 3 posti di lavoro all'epoca, salviamo 30 posti di lavoro adesso, salviamo l'agricoltura, salviamo quello che sta succedendo, non si può fare e noi diamo l'indirizzo per farlo e il direttore ci dovrà pensare con la sua, da lì non so come si chiama, quella che ha dato il parere, la di sera, ecco, che è stata così brava e precisa in questo parere. Quindi ritornando a quello che sto dicendo, e vi sto richiamando un attimo soltanto a pensare, non vi fermate dietro al dito quando indicate la luna, andate oltre. Qua si sta parlando di danni che sono stati causati da novembre a 15 giorni fa. Il tempo è cambiato, non è più il tempo di 5, di 10 anni fa, quando 10 anni fa c'era la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. No, adesso non si capisce più niente. L'agricoltura sta subendo dei grossi danni, i produttori stanno subendo dei grossi danni dovuto a questo clima che purtroppo si è trasformato. Non era il clima di 10 anni fa, e se c'è qualcuno che mi dice che è lo stesso clima, gli dico che non è vero, è impossibile, perché non c'erano gli alluvioni, non c'erano le bombe d'acqua, non c'era tutta questa roba 10 anni fa, è roba che sta succedendo da 2 anni a questa parte. Vogliamo entrare nel, proprio all'interno del problema e vedere se qualcosa si è veramente successo, perché se è così, signori miei, bisogna soltanto dare un indirizzo politico e andare avanti. Grazie. Allora, prima di un attimo solo, consigliere Coia, la consigliera Lanotte, sì. Hanno presentato un emendamento sostitutivo, sì, sostitutivo nella parte risolutiva, e poi dopo la discussione generale ne parliamo. Allora, consigliere Tutino, prego. Allora, presidente, dimentico spesso tutto, diciamo, tutti gli aspetti, ovvero presidente, direttore e anzitutto assessori. Mi colpisce molto un discorso che credo che non debba passare, e quel discorso è: sì, vabbè, non si può fare, ma che ci frega, perché le regole servono, non... Deve essere chiaro a cosa servono le regole, servono a proteggere anzitutto i più deboli, che senza regole sono i più esposti. Se noi cominciamo a rompere le regole, perché nel nome dei più deboli, chi ci rimette sono i più deboli. Quindi questo è un discorso che non deve passare, e lo dico ai consiglieri che dico, vabbè, non si può fare, ma chi se ne frega.
questo è un discorso che non può passare. Detto ciò, mi propongo lo dico al Presidente, vorrei confrontarmi anche col Direttore su questo, perché forse anche in questo caso due punti ci possono stare bene. Allora, i due punti spesso... Allora, posso, se laddove nel risolve... No, se devo fare un emendamento faccio un emendamento, lo scrivo e faccio un emendamento. Posso finire l'intervento? Posso finire l'intervento? Sì, sì. Perché ho bisogno anch'io di confrontarmi. Fa l'intervento e poi presenta l'emendamento. Esatto, ho bisogno anch'io però di confrontarmi col direttore su questa cosa. Quindi, allora faccio il dibattito. Risolveremmo il problema laddove nel risolve si mettesse risolve di impegnare gli organi competenti al fine di due punti in questa maniera. Se questo è l'emendamento, è questo l'emendamento che avete fatto voi? Se va in questo senso, magari in due minuti stavolta davvero di sospensione lo si vede e potremmo aver risolto. Posso intervenire senza che si sbuffi e che ci sia rispetto di tutti gli altri consiglieri? Si può... per favore, Presidente, per favore continui. Io credo che anche dopo tanti anni si può imparare a stare in consiglio, come da parte nostra in poco tempo stiamo tentando di imparare a stare in consiglio. Se c'è un errore nel formulato e se si sta tentando di risolverlo come prima, è possibile che chi tenta di risolverlo diventa l'untore? Non è possibile. Allora forse chi tenta di risolverlo insieme agli altri che sono qui potrebbe diventare una risorsa e non l'untore che crea il problema. Allora sto domandando se è questo l'emendamento presentato, se ci si prende due minuti, magari si risolve tutto il problema e si va a votare, visto che si è detto che altrimenti rischiamo di stare a discutere altre ore su questo. Altrimenti, se non è questo l'emendamento, lo presentiamo insieme adesso e credo che possa risolvere tutto. Grazie. Grazie, consigliere Tutino. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Allora, Presidente, io vorrei solo ricordare però che nel momento in cui si arriva in aula ci sono appunto delle considerazioni da fare, delle valutazioni, e ovviamente le valutazioni che fa un'aula consiliare sono quelle politiche, supportate da passaggi amministrativi. Quindi è ovvio che nel momento in cui un atto è stato confrontato, ragionato e poi presentato, è vero che si deve chiedere sempre il parere dal punto di vista amministrativo degli uffici, ma noi però abbiamo un altro ruolo, quello politico. Ora, come diceva il collega prima, e io sempre per onestà intellettuale cerco di essere distaccato da certe procedure o da certe questioni, perlomeno ci provo. C'è un bando per produttori, esiste un bando, e quindi ha delle regole, ovviamente, ha dei parametri, dei criteri. Ora, il discorso meteorologico che è stato prima messo in evidenza è stato avverso in questi ultimi anni, per ricordare appunto neve, pioggia e anche ovviamente la crisi. Quindi è ovvio che nel bando, quando fu effettuato, non c'erano questi elementi che potevano essere compresi. Dico questo per dire che è ovvio che un bando non si fa mettendo le condizioni avverse meteorologiche, ma è per portare il paragone che ci sono delle cose che sono prevedibili,
ci sono delle questioni che sono catalogabili e delle cose che non possono essere controllabili. Per cui il compito di questo municipio, il compito di un consiglio, il compito di una politica è quella comunque di provare a dare delle risposte. Poi c'è chi fa un altro lavoro e la parte amministrativa dovrà comunque accogliere l'indirizzo politico e cercare di poter adempiere, ma questo non è che lo sto svelando io oggi, è dalla notte dei tempi che funziona così, cioè quindi la politica dà gli indirizzi e la parte amministrativa deve poter dare il supporto affinché questi indirizzi possano essere tramutati in azione. È ovvio che ci sono delle leggi per cui ho delle regole che comunque limitano certe azioni, ma è vero pure che tutto questo ragionamento vale un po' per tutto quello che è il discorso della vita giornaliera, cioè non è che ci ricordiamo a volte che certe cose ci possono impedire, altre no. Eppure notiamo nella vita comune, notiamo che di solito certe regole e certe leggi non vengono comunque rispettate. Per quello che riguarda quindi la situazione dei produttori, io penso che come abbiamo sensibilità, ma io sono convinto che tutti i consiglieri non hanno, secondo me, nulla in contrario in questo concetto, cioè che quando ci troviamo di fronte a delle difficoltà noi siamo chiamati a dare il nostro contributo. Quindi un voto politico ed evidente, cioè cercare di dire che nonostante tante problematiche per quei 30 giorni dare la possibilità di poter comunque rimettere in equilibrio o recuperare quello che hanno perso, sia come lavoro sia come giornate in quanto tali, perché appunto il tempo non ha permesso certo l'attività. Cioè io non mi sento di non dare questo contributo politico. Ma anche perché poi c'è un passaggio anche semplice, cioè non è che l'amministrazione ci rimette, diciamo che nel mese di aprile, cioè il municipio avrà anche un'altra piccola entrata, quindi non è che sai, nonostante tutto abbiamo pure un problema di uscita economica, quindi quando non toccano le tasche istituzionali, quando non toccano ovviamente situazioni di azioni particolari e il nostro contributo è quello di dire di stare vicino a questa gente, come l'abbiamo fatto per altre situazioni, come l'abbiamo fatto per alcune occupazioni dove capiamo che c'è dentro del positivo nonostante l'occupazione, non mi sembra che non possiamo dare il nostro supporto, va bene, il nostro supporto a delle persone che non occupano, che lavorano, che hanno dei problemi, ma io non me la sento di andare contro, cioè non ce la faccio proprio. Quindi penso che non possiamo esimerci dal dare il nostro contributo, poi dobbiamo scontrarci con ovviamente la legge regionale, le norme comunali, i riferimenti municipali, quello che sarà, però se la politica deve avere un ruolo, è quello di dare il contributo nonostante tutto, io penso che questo non può essere un compito che noi possiamo cancellare. Dobbiamo aver coraggio di dire, sempre dal punto di vista politico, che questo è giusto, che serve questo aiuto, come servirà per altre situazioni. Ma non ci possiamo dimenticare di alcuni e di altri portarli in pompa magna, no? Consigliere Giuliano, prego. Siamo arrivati ai 10 minuti. Lo so. Allora, cioè, 30 secondi, però. Lei è stato tranquillo, ma l'ultimi 30 secondi. 10 secondi, 20 secondi, prego. Quindi io penso che bisogna non utilizzare strumenti diversi o posizionamenti diversi a seconda di quello che succede. Cerchiamo di avere una coerenza. Probabilmente su questo problema basta poco, per altre situazioni serviranno degli interventi più forti, più pesanti, però questo cerchiamo di non dimenticarcelo e di fare la nostra parte, perché quando io dico alla Presidente Fantino che bisogna comunque stare vicino, anche se non di competenza, a chi
ha problemi, soffre o gli serve l'aiuto, questa è una dimostrazione di quelle piccole dimostrazioni che serve comunque dare il nostro contributo, sempre in riferimento a quello che poi saranno le possibilità, diciamo, di attuare tale concetto. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Coglia, prego. Non voglio rubare troppo tempo perché penso che siamo solo al secondo punto e c'è un altro punto ancora molto importante, oltre a questo, che non è meno importante. E, sono stati sollevati, Presidente Consiglio, delle perplessità dalla dottoressa Dalisera in merito al contrasto con la legge. Forse il precedente dispositivo lo era, questo non lo è. Ho letto un'obiezione del direttore Voce in merito a questo dispositivo e ho presentato per questo motivo un emendamento che prevede di modificare la concessione diretta da parte del Consiglio, che non è prevista giustamente, con l'impegno verso il Presidente della Giunta a concedere. Ecco, così ho sintetizzato sia l'emendamento che la nostra posizione, che non può essere favorevole che favorevole verso delle categorie che sono state, come dire, sottoposte purtroppo per le difficoltà climatiche a una situazione di disagio. Grazie. Grazie consigliere Colli. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Sempre rischiando di risultare antipatico, io vorrei ricordare ai colleghi consiglieri che il nostro ordinamento suddivide le competenze e le responsabilità, da quelle, diciamo, d'ordine politico, da quelle prettamente amministrative, per cui se il direttore del nostro municipio rileva che ci siano dei profili di irricevibilità, se gli uffici ci dicono che il testo del provvedimento così formulato crea dei problemi, mi chiedo fin dove l'indirizzo dell'organo politico possa prevaricare chi ci rimette e chi ha la responsabilità della redazione degli atti conseguenti all'atto politico. Mi chiederei se i proponenti della risoluzione, fermo restando che sul merito non sono in commissione, quindi sono, voglio dire, d'accordo sull'articolazione che è sull'obiettivo che si vuole ragionare, se i proponenti non siano d'accordo di scrivere sull'atto che i consiglieri che votano l'atto si assumono solidalmente la responsabilità di quello che vanno a votare, perché sarei più contento, più tranquillo. Si dice che se l'atto è sbagliato pago io, non paga chi va a firmare la determinazione che gli stiamo chiedendo di fare. Per cui avere questo atteggiamento nei confronti degli uffici mi sembra non opportuno. Le beghe d'ordine politico è giusto che nell'ambito delle nostre attribuzioni e di ciò che il regolamento ci pone a disposizione ce le, voglio dire, elaboriamo tra di noi. E fare leva sugli uffici e mettere in difficoltà gli uffici è cosa più particolare. Per cui per favore, consigliere Matrona, per favore. Per ciò che attiene il riferimento continuo che il consigliere Matrona fa all'ACA, so che non c'entra nulla, il Presidente mi perdonerà, lì abbiamo votato una delibera che è passata in commissione, che aveva i pareri di conformità da parte degli uffici, per cui per favore consigliere Matrona, per favore. Ok. Consigliere Poli, sì, peraltro voglio dire, ogni consigliere ha la facoltà di poter consigliere Poli, un attimo solo, per favore, su. Prego. Grazie. Ogni consigliere ha la facoltà, voglio dire, nell'assolvimento dei propri compiti di poter effettuare ogni tipo di contestazioni, ogni tipo di ricorso, può ricorrere a qualunque ufficio, anche dell'avvocatura capitolina, per cui se qualcuno ha dei problemi, inutile che continua a dire però fate quello che dovete fare. Poi se si è sbagliato in consiglio, questo lo dico, ma voglio dire, io personalmente ho l'umiltà di dire, se ci siamo sbagliati chiederemo scusa a chi abbiamo arrecato danni e torneremo indietro su una nostra decisione.
Adesso che ce l'abbiamo prima, voglio dire, l'avvisaglia, che gli uffici ci dicono attenzione, c'è un campanello d'allarme, riformulate l'atto, rivedete un attimo, mi sembra ingeneroso dire però gli uffici sono stati chiamati dalla regia, insomma, facciamola finita, grazie. Consigliere Nardaca, prego. Grazie Presidente, sarò molto veloce visto che mi sembra di aver capito che c'è un emendamento che forse risolverà la questione. Io volevo soltanto dire una cosa. Signora Daga, un attimo su, per favore. Per favore. Prego. Volevo soltanto esprimere una perplessità come consigliere del primo mandato. Sto imparando molto in questi mesi, soprattutto in quest'Aula. E due o tre consigli fa ho imparato da parte dei consiglieri più anziani quando come lista civica abbiamo presentato una richiesta di migliorare l'informazione su una questione dei vaccini, che era una cosa tranquillissima, che non c'era colore, siamo vicini ai lavoratori, siamo vicini alle persone che stanno male, perché sennò sembra che poi chi vota diversamente non è vicino ad alcune, quindi figuriamoci se ho qualcosa contro gli agricoltori, i produttori di prodotti agricoli e floricoltori. Però ci è stato risposto in modo fermo e netto: non è competenza nostra, non è una cosa che dipende da noi. Qualcuno mi ha detto a me che me frega, io mi sono vaccinato, quindi ho imparato che le cose che non dipendono da noi non si votano, perché altrimenti si fa una brutta figura come consiglio. Oggi più di qualcuno mi dice la stessa cosa. Allora io che sto imparando come consigliere a comportarmi, chiedo ai consiglieri più anziani di essere un po' coerenti però nelle loro lezioni, altrimenti facciamo un po' di difficoltà noi nuovi. Quindi lo chiedo proprio come preghiera a tutti, in modo che possiamo imparare tutti quanti. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Consigliere Stellitano, prego. Grazie Presidente, signori consiglieri. A questo punto quasi mi viene voglia di salutare anche a casa, che stasera si diverto. Io volevo partire un po' da lontano, perché ormai stasera la giornata è finita, perché uno aveva preso, pensava che oggi fosse, ci sarebbe stato un consiglio che sarebbe durato mezz'ora, un'ora, sentendo i cittadini, libera, sentendo invece no, abbiamo perso tre ore del nostro e del vostro prezioso tempo. No, io in questo punto parto un po' da lontano. Sai, io, Presidente, lei lo sa, io sono calabrese, come il direttore. Il mio bisnonno faceva il contadino, con 13 figli. Facendo il contadino ha cresciuto 13 figli. Mio nonno ne ha fatti 7 dei figli, sempre il contadino. Sempre il contadino. Mio padre attualmente fa il contadino. Potrei fare anch'io il contadino a questo punto. Potrebbe essere un'idea. Perché dico questo? Non è che stiamo parlando di una 167, di Scarpellini che deve fare la centrale di Romanina, che... Pazzesco, pazzesco. E mi rivolgo al direttore perché il mio amico direttore che conosco e stimo come uomo, come galantuomo e come amministratore. Però, direttore, se lei va in qualsiasi via, ci sono dei Bangladesh, dei cinesi, dei calabresi, tanto per rimanere in tema, che la sera alle 9:30 troviamo aperto, senza impianti di luce. Se c'è un soggetto di negoziante che c'ha, non c'ha la luce, gli facciamo la multa. Al Bangladesh no, ma io perché credete, sono calabrese. Abbiamo avuto calabresi, abruzzesi, siciliani, hanno conquistato Roma facendo i fruttaroli, facendo di tutto, con grandi sacrifici. Con grandi sacrifici, direttore. Mi rivolgo a lei, no, direttore, no al presidente, perché io dico una cosa, questo consiglio municipale nelle scorse consigliature è stato coraggiosissimo. Sandro Medici occupava i palazzi, occupava di tutto. Io sono stato
grande nemico di Sandro Medici, ma io lo sto rivalutando, perché aveva il coraggio, e noi oggi non abbiamo il coraggio per dire a dei produttori, a dire a Zingaretti, alla giunta Zingaretti, scusa, cambia la legge, a posto di farlo ad aprile, fallo a dicembre che non ci lavorano, ma mi sembra tanto complicato. Io penso che se uno chiama Zingaretti, qualsiasi dei consiglieri del PD, ma anche del PDL, perché rispondiamo a tutti, sei contrario a non far vendere i produttori agricoli, perciò facciamo uno strappo alla regola, perché non è che ci stanno a spacciare droga o stanno facendo tanti abusi edilizi che vedo nel territorio. Allora, Presidente, la prego di, e la ringrazio oggi Presidente Villa, ancora una volta oggi è stato coraggiosissimo. Io avrei fatto diversamente, però devo dire che mi sta sorprendendo il suo atto di coraggio per dire la politica viene prima di tutto, le famiglie vengono prima di tutto, i regolamenti li rifacciamo, se non vanno bene, se qualcuno ha sbagliato. Mi ricordo che nella scorsa consigliatura abbiamo fatto un errore su grave e lo stiamo vedendo in questi giorni, in un quartiere dove abbiamo speso dei soldi, abbiamo aperto una scuola bella, nuova, con tutti i vetri, oggi la preside non fa entrare i bambini che abitano vicino alla scuola e chiama quelli di un altro quartiere. E abbiamo sbagliato, me ne rendo conto, anch'io ho votato quella cosa, perché pensavo, credevo, adesso per perdere, io spero che... Ben venga un magistrato che un giorno mi chiama a rispondere perché abbiamo dato e abbiamo votato l'occupazione del suolo pubblico a chi vende le zucchine. Poi non so la zucchina al magistrato che fine fa. Grazie. Consigliera Carus, prego. Per favore, consigliera Carus. Su che cosa? La sospensione del Consiglio dei Ministri. Per altri due punti. Dopo? Dopo, possiamo intervenire. E se può venire gentilmente anche il nostro presidente. Consigliera Carus, prego. Potrei chiedere anche l'ordine in aula mentre c'è l'intervento, perché già prima insomma è successo che mentre si interviene qualcuno. Consigliera Carus, prego. Attendo il silenzio in aula, grazie. Allora, sulla risoluzione nel merito della questione io sono anche d'accordo, pongo però, come ha detto qualcuno bene, quello che è stata una definizione sia con la nota dell'altra volta da parte della dirigente Dalisera sia da parte del direttore. Sono dei punti di vista che noi possiamo anche trascurare come parte politica e quindi decidere di andare su un altro versante. Diceva bene qualcuno prima in un intervento poco fa, la legge regionale 33 prevede un avviso pubblico e fa riferimento negli articoli 40 e 41 sulla concessione e l'autorizzazione. Io pongo però un quesito che è una domanda politica a cui io sinceramente non lascerei. Noi parliamo, diamo un mese di occupazione di suolo pubblico ai produttori agricoli e florovivaisti, ok, non è quello il problema. Noi sappiamo bene che ad oggi con l'occupazione di suolo pubblico è un'occupazione di suolo pubblico temporanea o temporanea ricorrente e che trasportando quel mese andiamo a dare un'occupazione di suolo pubblico permanente. Quindi io il mio è un mese, sono 6 mesi, da ottobre a maggio, ogni 6 mesi, se noi andiamo a colmare quel mese diventa permanente, diventa continua. Ma io su questo scusate, pongo una riflessione, cioè non sto dicendo di avere il verbo o la soluzione in mano, pongo una riflessione. Ragazzi, prego, per favore. Se c'è quel mese di vuoto, no? E quindi noi andiamo lì in quel modo a portare un'occupazione del suolo temporanea,
con quel salto passa a permanente. È una riflessione che io faccio per quanto riguarda non soltanto una mera elemento amministrativo, ma una posizione su cui possiamo anche essere d'accordo. Però a quel punto io credo che noi non soltanto oggi ma anche successivamente, forse quello che dovremmo richiedere proprio in base alla regione, in quanto il documento programmatico proviene dalla regione ed è a scadenza triennale, quantomeno di riflettere su questo elemento. Se sono cambiate le condizioni meteorologiche, esattamente, se sono cambiate le condizioni meteorologiche, a questo punto si può richiedere di... io non intervengo, ho il piacere, cerco sempre di non intervenire mentre gli altri parlano. Sì, si può leggere anche il testo, e si può anche leggere quello che dicevo io. La regione adatta questo documento per il commercio sulle aree pubbliche, quindi dal mio punto di vista qui si chiede di concedere ai produttori agricoli l'OSP, e il punto che io tiro fuori è proprio questo. Può essere una scelta politica, condivisibile o no, io non metto nel merito chi abbia ragione o no, però metto nel merito che sicuramente da un punto di vista dell'occupazione di suolo pubblico, dare o non dare l'occupazione di suolo pubblico in quel mese cambia anche un processo che trasforma l'occupazione di suolo pubblico da temporanea a permanente. Può essere una scelta politica, può essere un elemento giusto o sbagliato, non lo so, però su questa scelta io anche ho... Si interrompe quando io Patrono, per favore, vedo quello che è richiesto. Siamo stanchi, per favore, su. Esatto. Anche perché poi sulla delibera 35, non volendo entrare nel merito, ripeto, perché lì dice esclusivamente nei periodi previsti, e esclusivamente significa esclusivamente, volendo fare un'azione politica, a me pone il dubbio. Allora, o regolamentiamo il fatto che non sia richiesta un'occupazione con un intervallo, ma che sia un'occupazione perennemente permanente sotto e continua, o altrimenti io capisco bene perché ci possono essere delle riflessioni e dei pareri contrari rispetto all'amministrazione. Secondo me anche su questo, sulla concessione di un OSP, c'è una scelta politica da fare. Grazie. Grazie consigliera Carlos. Consigliera Lancia, prego. Scusate, io non riesco a capire di che cosa stiamo parlando, perché noi abitiamo in un municipio dove c'è un via Sannio che ha permanentemente gente che occupa la strada, non ci vanno i vigili perché hanno paura, ci fanno il gioco delle tre carte, ci spacciano le armi e la droga, cioè le bancarelle che hanno il permesso si allargano come gli pare e occupano i marciapiedi, e noi interi palazzi occupati abusivamente dalle famiglie in emergenza abitativa. Noi li difendiamo e adesso ci stiamo a preoccupare di quel mese in cui i produttori ricominciano a produrre, perché a febbraio non hanno niente da vendere, ricominciano a produrre per un mese di occupazione di suolo pubblico che pagano pure al municipio, quindi sono anche soldi che entrano mentre quegli altri non pagano niente, ci stiamo facendo tutti questi problemi di grande legalità qua dentro. Cioè io collega, ha ragione Matrono, l'abbiamo votato una proroga senza fine, senza neanche mettere un limite nella frase a bando, e tutti questi problemi ce li stiamo facendo per questi poveracci di agricoltori che stanno veramente in grande difficoltà, che in un mese potranno vendere qualche chilo di zucchine, qualche chilo di primizie e di asparagi, magari danno un po' fastidio a quei supermercati che hanno aperto senza parcheggio, senza uscita di sicurezza, e che però tranquillamente continuano a stare aperti nel nostro municipio. Grazie. Grazie a lei consigliere Lancia. Consigliere Carloni, prego. E se alza Carloni è tutto dire qui adesso. La telecamera. Solo due parole, permettetemi di dire. Consigliere Carloni, anche di più. E qui si parla di legge, si parla di legge nazionale, legge locale. Consigliere Carloni, un attimo solo, per favore. Un po' di rispetto. Per favore, prego consigliere. Qualche anno fa abbiamo avuto il terremoto all'Aquila. La legge nazionale prevede che tutti debbano pagare le tasse, gliel'hanno sospese, hanno fatto una deroga. Oltretutto
prevede la legge nazionale anche di rinnovare le amministrazioni comunali. È stata fatta una deroga. Il sindaco Murzilli è stato prorogato per un altro anno e mezzo, quindi si è allungata ancora di più, sempre per gli stessi eventi. Qui si è parlato di un evento straordinario, non possiamo fare questo tipo di procedimento? Io non credo che ci sia tutta questa difficoltà. Poi è naturale, si amplia il discorso in altre cose, ma quelle sono cose che si possono tranquillamente poi sorpassare e controllare in avvenire. Questo non mi sembra di essere un problema così grande, si tratta di un mese, quindi penso che si possa benissimo fare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Carloni. Allora, io ho ricevuto la richiesta di sospendere il consiglio per un paio di minuti per vedere se si può fare un unico emendamento dei due presentati. Quindi sospendo il consiglio per due minuti, gli estensori degli emendamenti col presidente della commissione possono riunire. Prego. Per favore. Allora, dopo un confronto attento, la Presidente della Commissione illustra le modifiche al testo della risoluzione. Io non ho capito se i due emendamenti sono ancora in vita o vengono ritirati. Quindi sono ritirati? Ritirati? Ritirati. Va bene, d'accordo. Prego, Presidente. Presidente della Commissione. Allora, intanto ringrazio tutti per la collaborazione, in modo particolare il direttore. Allora, siamo giunti a questa modifica. Il Consiglio del Municipio Roma Settimo impegna il Presidente e la Giunta ad attivarsi presso gli uffici, leggo, questo è il dispositivo ovviamente, ad attivarsi presso gli uffici competenti al fine di concedere ai produttori agricoli l'occupazione suolo e l'autorizzazione di vendita dei prodotti primaverili non disciplinati dalla normativa vigente nel mese di aprile, al fine di far recuperare agli operatori il lavoro non effettuato per i motivi sovraesposti e allo stesso tempo di acquisire le entrate comunali previste dal regolamento OSP. Ecco, tutto qui. Allora, direttore. Scusate, allora, possiamo mettere a votazione questo atto? Allora, chi è? Gli uffici mi dicono giustamente che la dichiarazione di voto, ci sono le dichiarazioni di voto? No, allora passiamo alla votazione, chi è favorevole? Scusate, diamo una mano alla segretaria per favore, stiamo un po' attenti. Facciamo la controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Allora, la risoluzione è approvata con... Vabbè. Con 21 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, mozione Cartellopoli. Prego il consigliere Coglia. Chiedo scusa Presidente, se può sostituirmi da scrutatore perché ho urgente bisogno di qualche altra. Posso il consigliere Carloni e la consigliera La Notte. Prego consigliere Coglia. Alla vista l'ora tarda non leggerò tutte 4 o 5 le pagine della mozione. Allora, diciamo che la mozione è stata presentata in questa forma perché poi era una risoluzione originariamente presentata sia dal Movimento 5 Stelle che dalla comunità territoriale.
Poi se ne è discusso in commissione, ma non si è riuscito a trovare un accordo. L'abbiamo portata urgentemente perché riteniamo che sia importante dare subito una risposta, perché ci abbiamo lavorato e perché quanto trapela dal nuovo regolamento del comune ci lascia perplessi, però non possiamo, non ce l'abbiamo davanti, quindi non possiamo comunque discutere nel dettaglio. Cercherò di essere breve. Noi chiediamo tutta una serie di iniziative al municipio, alla Presidente, che chieda al Comune di Roma di costituire un nucleo di vigilanza per operare tempestivamente per la rimozione degli impianti, chieda un aggiornamento dell'estratto della nuova banca dati, richieda quanti e quali degli impianti sono nel settimo municipio, per quanti sia stato pagato regolarmente il canone per le annualità 2010, 11, 12 e 13, perché questo è importante alla luce anche dei pochi introiti che c'è al municipio, perché risulterebbe da indagini che ci siano molti che non hanno pagato, ecco, questo ho detto in soldoni. Qualora risultassero inadempienze, quindi chiediamo al responsabile della regolazione, gestione, affissione e pubblicità di diffidare alla rimozione dei cartelli. Se tale rimozione non viene effettuata entro 10 giorni dalla notificazione, di provvedere alla rimozione forzata d'ufficio. Poi una serie di azioni per il settimo gruppo di polizia locale, di individuare e sanzionare tutti gli abusi, esigendone prima l'oscuramento in attesa poi della rimozione, e poi la rimozione soprattutto degli impianti che contravvengono ai vincoli paesaggistici. Poi di individuare eventuali nuove aree con vincolo archeologico, storico, monumentale, di individuare aree di divieti dell'articolo 18 del regolamento, di verificare quanti e quali impianti sono in violazione anche del codice della strada, di sanzionare gli impianti superiori a determinate dimensioni disposte dalla legge, e poi di intervenire prontamente sulle aziende particolarmente recidive, insomma, perché pare che insomma, anche da quanto vediamo nelle strade ci siano diverse violazioni di diversi di questi punti presentati. Penso che, abbiamo già detto, è stata presentata anche dalla comunità territoriale, tutti i comitati di quartiere hanno fatto presente il degrado e questa è una delle voci causa del degrado che riguarda sia il municipio che la città di Roma, quindi faccio appello al buon cuore di tutti i consiglieri affinché si pronuncino favorevolmente per questa mozione. Grazie. Grazie consigliere Coia, apriamo la discussione. Consigliera Caccamo, prego. Grazie Presidente. Dunque, come diceva il consigliere Coia, questa mozione è il frutto di una ricerca sull'argomento fatto dalla comunità territoriale che noi abbiamo ricevuto in commissione lunedì scorso e ci ha parlato di questa proposta. E, siccome questo argomento è già allo studio anche della Commissione Capitolina, siamo in attesa di ricevere la proposta di deliberazione che di solito, anzi come previsto dal regolamento, deve passare anche per il Consiglio dei Municipi, sulla quale deliberazione potremo proporre delle osservazioni così come abbiamo fatto in altre occasioni. Comunque ritengo che in questa mozione ci sono degli spunti interessanti che sicuramente verranno ripresi anche dal regolamento che ci arriverà dall'Assemblea Capitolina. Grazie. Altri interventi? Consigliere Lancia, prego. Sì, io sono sicuramente favorevole perché ho assistito lì agli avvenimenti, diciamo, di questi anni con una deregulation totale degli impianti di affissione pubblicitaria che sono costati anche delle vite, perché ci sono stati degli incidenti con i motorini in cui i ragazzi sono morti perché sono andati a sbattere contro impianti abusivi. È stata fatta una sanatoria
è stato accorpato il dipartimento, i due dipartimenti, poi sono stati ridivisi, poi insomma c'è tutta una storia di illegalità diffusa dietro, quindi sicuramente è uno stimolo anche per il comune a fare un regolamento come si deve. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lancia. Altri interventi? Consigliere Stelligano, prego. Grazie. Mio bisnonno non ha mai visto un cartellone pubblicitario bello grande 6x4. Perché, mi scusi Presidente, la saluto Presidente, consiglieri, consiglieri. No, perché il lavoro che ha fatto il consigliere Coia, che lo ringrazio di aver sollevato questo problema, perché noi in questi mesi abbiamo visto dei morti per strada, dei morti addosso al cartellone pubblicitario messo male. Io mi ricordo che l'assessore Valentini e il sindaco Veltroni, nel primo Veltroni, aveva fatto una task force su questo problema. Ci sono degli interessi veramente pesanti su questo argomento, perciò non basta solamente una mozione, consigliere Coia. Secondo me va fatto uno studio approfondito, pensare che non è semplice cosa c'è dietro un cartellone pubblicitario. C'è veramente la mafia, interessi economici notevoli. Perciò, però questo è un argomento che va sollevato. Il direttore saprà che con i nostri vigili urbani, ai nostri vigili urbani ci sono solamente due persone che seguono la problema della cartellonistica. Il comune ha fatto una specie di mappatura informatica, bisogna controllare soprattutto, perciò ecco, bisogna incrementare quel pool di vigili urbani che perseguono e vigilano e stanno attenti soprattutto nei incroci. Quando un cartellone copre un semaforo, qui ha voglia che il consigliere fa l'emozione. Io vi confesso, sono passati da tanti anni e perciò è passato in prescrizione, abbiamo tolto qualche cartellone pubblicitario. Il consigliere Matronola, ormai consigliere di lungo corso, ci ha fatto notare che davanti al Quadraro, dove abita lui, c'è il campo Airone che percepiva in un terreno comunale che c'era un cartellone pubblicitario, e questo percepiva i soldi perché gli avevano permesso di... Ma quel terreno, lo sa Presidente che era successo anni fa? Abbiamo chiesto a qualcuno, all'ufficio tecnico, e l'ufficio tecnico ci ha detto che quel terreno non è da nessuno. Fortunatamente quel dirigente è andato in pensione, io ce l'ho mandato, non in pensione, perché Dio, ha lavorato... E perciò noi dobbiamo avere una task force sul municipio, su un grande municipio come il nostro, che deve intervenire per controllare quella parte, poi naturalmente quella parte degli angoli della nostra strada dove mettono i cartelloni pubblicitari. È un argomento difficile questo, è un argomento estremamente difficile. C'era la delibera numero 100, non c'è l'assessore De Simone, perché non c'è l'assessore Presidente, perché non c'è, si parla di cartelloni, il Presidente, l'assessore De Simone non c'è, mi dispiace, avrebbe potuto dire quanto lavoro abbiamo fatto nelle scorse consigliature su questa problematica, poi è preparato l'assessore, e perciò la mia preoccupazione è che dobbiamo intervenire con ecco perché questa sera voterò la mozione del consigliere Coia. Per questa ragione, perché bisogna tirar fuori il problema prima che succeda un altro morto su via Tuscolana, perché sono morti parecchie persone. Nell'ex nono municipio è morto un giovane che ancora c'è la fotografia. Poi non so, lo chiedo al direttore, questa cosa che per strada ci sono queste fotografie di queste persone a me mi mette ansia, non so se chi ci avrà mai il coraggio di fare qualche cosa per evitare questi,
Perché lì, anche lì bisogna far pagare l'occupazione del suolo pubblico a quello lì che ha messo il cartellone. Mo' io sto parlando senza riflettere, quasi sempre. Però in questo caso secondo me c'è da disciplinare anche i morti per strada, perché è possibile questa cosa. Ma quel cartellone pubblicitario grida vendetta, perché qualcuno gli ha permesso, qualcuno non è intervenuto, qualcuno deve intervenire. Perché tranquilli, io non vado sul motorino, perciò non rischiate che perdete un consigliere morto col motorino, però quel ragazzo a me mi... qualcuno lo vorrebbe, lo so, consigliere Valeria, e però c'è tempo, mio bisnonno è campato 101 anni, perciò preoccupatevi, contadino. Perciò detto questo, la prego di trovare una soluzione. Sì, in politica è antipatico fare, faccio degli scongiuri per tutti quelli che però ecco, prego veramente per il direttore, presidente, di intervenire, andiamo avanti su questa iniziativa del consigliere Coia, però non basta quella mozione, è fatta così come l'altra volta la sua collega consigliera Rossi ha fatto una mozione sulle strisce pedonali, grida vendetta. Strisce pedonale vanno fatte, non c'è bisogno di fare una mozione in aula per fare le strisce pedonali. E mi sembra che le strisce pedonali, consigliere Matrona, lei che gira peggio di me, consigliere Ciancio pure, non mi sembra di aver visto sotto casa sua, perché sotto casa mia, Giuliano è andato via, ci sono le buche e abita a statuario, l'altra volta diceva. Scusate, per favore. Andate al sodo, presidente. Mi scusi. Però ci tenevo, perché io devo dire che in questi mesi stiamo prendendo un po' le misure di tutti i consiglieri, di maggioranza, di minoranza, e devo dire che il lavoro del consigliere Coia è sempre puntuale e attento, si documenta molto, e perciò lo voterò proprio per l'impegno che ci ha messo per questa. Però non si può pensare che possiamo fare una mozione su i cartelloni. Qui l'assessore e il presidente e la giunta comunale spero che stiano facendo un regolamento su questa cosa. Grazie. Consigliere Patrono, la prego. Scusate, non voglio rubare altri minuti perché vedo che il presidente è abbastanza stanco e impegnato. Ringrazio il consigliere Seritano che ha richiamato. Sì, ma non era uno, erano quattro, quindi era un po' differente. E quindi ero... sì, era così. Purtroppo è successo. Io chiamavo, purtroppo, governava un altro sindaco, anche se non c'era un buon rapporto, però era sempre il mio sindaco, e dico che era molto, molto presente sul territorio. Chiamavo i PICS, il nucleo speciale della polizia municipale, intervenivano con le motoseghe e con le seghe a mano. Sì, signor Presidente. Sì. Sì, signor Presidente. Uno su mille ce la fa. E gli posso dire, signor Presidente, che intervenivano. Purtroppo nel nostro municipio intervenivano, nel suo no, nel nostro sì. Sarà stato un caso, però lei va adesso in via del Quadraro, angolo via Lemonia, e vedrà tutti gli spuntoni alti così, tutti così, quanti ce ne sono tagliati. Proprio all'incrocio tra via del Quadraro e via Lucio Sessio vedrà i spuntoni. Alla motosega oltre non può andare il taglio. Se va a via Valerio Pubblicola davanti alla scuola vedrà la stessa cosa, vedrà i buchi per terra. Quindi le dico che nel nostro municipio si faceva. Non so nel suo municipio, però evidentemente c'era un altro sistema. No, sono contento, però bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Anche la consigliera Lozzi ha presentato la mozione, quindi non è soltanto il consigliere Coia. Noi ci associamo a questo voto perché mi sembra una cosa giusta, anche se, come ha detto Seritano, dovrebbe essere una cosa automatica, cioè non dovrebbe esserci bisogno di una mozione per intervenire e sulle strisce bianche e sulle buche che ancora stanno lì e sui cartelloni. Quindi l'auspicio è che lei, Presidente, si faccia parte attiva, veramente senta il problema, perché se lei sente il problema, penso che tanti problemi riusciamo a risolverli. Se invece facciamo le sceneggiate di prima, i problemi non li risolviamo. Se lei ha notato, in 4 e 48 abbiamo risolto una mozione, l'abbiamo trasformata senza litigare, cercando, diciamo che ognuno ha fatto il suo passo d'umiltà e il suo orgoglio
politico l'ha messo da parte. Sono venuti da lei, siamo venuti da lei, abbiamo parlato e abbiamo trovato, diciamo, quel meccanismo che forse può far lavorare questi produttori per il mese di aprile. Tornando alla mozione, ribadisco i miei complimenti al consigliere Goglia, i complimenti al Consiglio e pure alla Commissione, che purtroppo questa era partita come risoluzione, però non è passata nelle commissioni nei tempi necessari, è stata trasformata in mozione e questo, diciamo, che è stato un po' un problema che ci ha fatto perdere tempo. E sugli interventi il tempo è importante. Pertanto esprimo fin da adesso, chiedo scusa al consigliere Poli che mi ha fatto andare via la voce, quindi approfitto di chiedere scusa, perché purtroppo quando mi si toccano i nervi scoperti perdo il senno della ragione. Chiedo scusa umilmente, perché ho detto che l'umiltà, purtroppo, chi non la conosce, qualcuno gliela potrebbe far conoscere come umiliazione, pertanto preferisco chiedere scusa in pubblico e mi associo al voto favorevole di questa mozione. Grazie. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, io voglio essere solo veloce, naturalmente non posso che condividere questo piccolo slancio che abbiamo. Io ringrazio la Presidente per il lavoro che avevamo avviato nella passata consigliatura su questo argomento, perché noi ci eravamo armati proprio di frullino, perché sull'Appia crescevano come funghi. Questo è un impegno che naturalmente poi non potevamo fare, perché poi non puoi andare a tagliare col frullino, però qualcosa l'abbiamo fatta. E siccome si parlava di strisce gialle e di strisce... Io volevo sollecitare un po' e richiamare, non c'è in aula l'assessore, ma già è stato informato, io mi sono informato di quello che dell'azione che ha fatto. L'Italgas ha rifatto fare le strade in un quadrante, via Etruria, tutte le vie intorno, via Mondovì, e ha fatto le strisce gialle per i disabili dappertutto, tranne che in qualche via, dove ripetutamente i vigili sono costretti ad andare a multare le persone che sostano abusivamente nei parcheggi dei disabili. Io l'ho informato già da un mese, stamattina l'Italgas di via Tiburtina non mi ha dato udienza, ma la situazione è molto grave, perché i disabili poi arrivano con la macchina, non hanno lo spazio per parcheggiare, perché stranamente c'è qualche incivile che non guarda che c'è la palina e comunque lascia le macchine. Quindi via Civitale del Friuli, le perpendicolari a via Etruria sono sprovviste di strisce gialle. E devo dire che celermente l'assessore, ho visto gli atti che le ha fatti, hanno anche provveduto a fare delle multe all'Italgas per questa inadempienza che dura oramai da mesi, però di fatto ancora non sono andati a fare le strisce gialle. Hanno fatto le strisce blu per il pagamento dappertutto. Sì, sai, ho capito che c'entra con i cartelloni. Prego. Siccome si parlava di strade, e naturalmente anche la segnaletica orizzontale è importante, io ho voluto raccontare questa cosa proprio perché avete citato la segnaletica orizzontale. Sono favorevole a questa risoluzione. Mozione, e naturalmente mi auguro che il cammino possa andare avanti anche in Campidoglio con un regolamento più re. E naturalmente chiedo scusa a tutti se mi sono addentrato in discorsi molto rudi. Grazie. Consigliere Aldaca, prego. No, voglio, scusi un attimo, consigliere Aldaca, voglio solo ricordare che noi nella precedente consigliatura, col presidente Medici in testa, abbiamo oscurato parecchi cartelloni pubblicitari. Quello che vuoi dire. Consigliere Aldaca, prego. Durante la campagna elettorale. Grazie Presidente. Io spero che il consigliere Goglia e la consigliera Lozzi, che non è presente, non prenderanno questa mia dichiarazione come un giochetto della politica, perché il tema mi sta veramente molto a cuore, insieme a tutto quello che è, e ne ho già parlato più volte, l'abusivismo di pubblicità, affissioni non solo stradali, ma penso anche a quelli sui muri, sui cassonetti
dei raccoglitori dell'abbigliamento, da parte di tutte le forze politiche, da parte di tutti gli schieramenti, elezioni, post-elezioni. Oggi sono passato sotto la Tuscolana, ci sono ancora cartelli delle elezioni non solo del 2013 ma anche quelle del 2008. Però confesso onestamente che ho un po' di difficoltà a votare un atto così complesso e con una parte di risoluzione insomma così ampia, dove si parla di polizia municipale che sappiamo purtroppo non dipende solo da parte nostra, insomma non dipende solo dal municipio ma molto di più dal comando centrale, che non significa ovviamente che noi come municipio non possiamo dare delle indicazioni e lo stiamo facendo in commissione anche per altre questioni. Faccio notare tra l'altro che nell'atto si parla sempre di settimo gruppo di polizia municipale, ma i gruppi sono due e questo è forse... Sempre settimo gruppo. No, sono due gruppi, Andrea, con due comandanti. No, ma non è certo questo che inficia il fatto di poterla votare, era un'osservazione a margine, insomma, però per quanto riguarda tutto ciò che attiene alla polizia municipale io do fin d'ora la disponibilità totale ad affrontare il tema in commissione qualora si voglia, insomma qualora quest'atto di oggi non dovesse passare o volessimo integrarlo, potenziarlo, ragionare su un altro percorso. Però dico francamente non sull'oggetto, che ripeto, spero che riusciamo a lavorarci in modo più completo. Non sto in commissione commercio, quindi non so quali sono state le vicende che hanno interessato quest'atto, ma mi asterrò dal voto su quest'atto proprio perché, come altre volte lo stesso consigliere Coglia ha fatto, dichiarando che l'oggetto era di interesse e di approvazione, ma l'atto risultava non votabile per la complessità e la varietà della parte di risoluzione o dell'impegno. Quindi io mi auguro che riusciremo a fare un percorso diverso, più completo, più organico, con l'apporto di tutti. Ripeto, do la mia disponibilità come Presidente di Commissione per quanto riguarda la sesta Commissione e spero che si possa andare tutti insieme in questa direzione. Grazie. Consigliere Turino, prego. Grazie Presidente. Allora, molte cose importanti sono state dette dal consigliere Laddaga. Io penso che in generale questo consiglio ci insegna anche, questo vale un po' per tutti gli atti di questo consiglio, che dobbiamo confrontarci a tutti i livelli su come stilare un atto, perché altrimenti ci ritroviamo a perdere poi ore in discussioni su cose che avremmo potuto risolvere prima meglio, e poi ci si va magari a innescare polemiche del tipo ma allora non lo vuoi fare, ma allora che giochetti fa, e non è così. Anche su quest'atto è giusta la riflessione su tutti gli impegni rispetto alla polizia che andavano riflettuti un po' meglio, potevano essere portati anche nella commissione competente. E comunque mi auguro, commissione competente sulla polizia municipale, e comunque mi pare importante se questo atto diventa l'inizio di una riflessione, siccome poi nel merito tutte le cose sono estremamente condivisibili, se diventa l'inizio di una riflessione globale sul senso del decoro pubblico, che non vada a giorni alterni, perché per l'appunto non è che i cartelloni e l'abusivismo va a giorni alterni, dovrà riguardare anche tutti i partiti, no? E giustamente l'ha rimarcato la Daga, nel momento in cui spero che non si arriverà in futuro a dover dire in consiglio a presentare delle mozioni per dire andiamo a punire i partiti, che spero che ci sarà prima un codice di autoregolamentazione, visto che grazie alle ventennali, quarantennali direi, denunce dei radicali su questo tema su Roma e su tutta Italia, finalmente questo tema
oscurato, sanato tutto l'abusivismo, che poi c'erano le multe ai partiti e poi però le multe venivano tolte, tutto questo abusivismo adesso finalmente comincia a dare fastidio alle persone che se ne sono accorte, perché sono state talmente diseducate alla bellezza che neanche si accorgevano di essere incartati tra cartelli abusivi. Ecco, spero che sia l'inizio di una riflessione su questo, che ci riguarda tutti, e non me ne voglio tirar fuori neanche io, ci deve riguardare tutti, e dunque in questo senso vedo la mozione come l'inizio di una positiva riflessione, che non si deve fermare a ciò che c'è dietro al cartello, ma come è stato detto prima, a ciò che c'è dietro, quindi gli interessi che ci sono dietro, ma anche a ciò che ci sta attaccato, che a volte sono le nostre facce. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Ultimo intervento, presidente Fantino. Sì, grazie presidente. Allora, ricordava prima il consigliere Ciancio che nell'ex nono municipio tentammo, insomma, addirittura beneficiando di allora della regione che aveva istituito e dava la possibilità ai municipi che firmassero una convenzione di poter beneficiare di una squadra ad hoc che potesse intervenire in una delle competenze che sono sempre state in capo ai municipi, ma che per ragioni di mancate risorse attribuite non abbiamo mai potuto mettere in essere. Allora, il tema riguarda l'abusivismo e dunque l'urbanistica, è un tema che diciamo, come competenza il municipio può intervenire laddove si realizza un'opera urbanistica abusiva e i cartelloni, essendo diciamo così, di proprietà privata, rientrano dentro l'abusivismo che viene penalizzato. E se noi avessimo avuto le risorse necessarie avremmo potuto destinare e costituire una squadra ad hoc. Parallelamente l'intervento che riguarda invece il presidio del territorio, che è compito della Polizia Municipale, per la quantità e per la complessità dell'intervento ha visto nella passata consigliatura, ma immagino che pure qui, le segnalazioni pochissime rispetto alla quantità che nell'ex nono municipio non solo nasceva e veniva, diciamo, a sostituire quelli che venivano tolti, ma soprattutto riguarda anche la procedura, perché laddove il municipio non ha le risorse per procedere chiaramente questo lo deriva al Campidoglio. E poi abbiamo avuto più casi in cui nello stesso istante che veniva tolto il cartellone abusivo, due ore dopo la sera stessa nasceva nuovamente o lì o a 20 centimetri di distanza un altro. Allora io l'unica cosa che mi sento di osservare, ma dopodiché ritengo che la mozione è vero, qualcuno ha sollevato il tema che meritava di essere portata nelle commissioni, diciamo, preposte, ma soprattutto penso che il vero tema di tutto ciò è non solo che il piano, che sono anni che si era iniziato a lavorare, tra l'altro ve lo ricordo che c'è stata questa sorta di chiamata all'occupazione del suolo indistintamente nella passata consigliatura, per cui poi il piano andava a sanare, insomma, un eccesso, diciamo, un'invasione del territorio con cartelloni pubblicitari, però credo che il dato fondamentale sia di legare questa competenza che noi già da sempre abbiamo alla necessità di avere le risorse per poter poi procedere e attivarci sul territorio. Questo è un territorio che è diventato enorme, è un territorio che è interessato moltissimo dalla cartellonistica, non solo quella abusiva, anche quella teoricamente fra virgolette regolare, perché anche quella va regolata, perché qua non è che stiamo parlando solo di cartellonistica abusiva perché sta senza autorizzazione, c'è una cartellonistica autorizzata
che comunque può per svariate ragioni non solo limitare la visuale dal punto di vista della sicurezza, ma anche veramente offendere la visuale dal punto di vista dell'ambiente o dal punto di vista della bellezza. Allora io credo che i municipi su questo, come altre cose che abbiamo chiesto quando noi presidenti abbiamo chiesto la possibilità di gestire direttamente delle entrate e trattenerle per poter poi intervenire e procedere, ecco, questo sicuramente è un capitolo molto importante. Sul tema del presidio del territorio, dunque degli interventi che deve fare la Polizia Municipale, pur essa già è nelle sue competenze. Il problema è che anche lì c'è mancanza di personale, mancanza di modalità di controllo del territorio e dunque questo non fa che appesantire e non essere efficace poi nell'intervento. Comunque io per quanto mi riguarda ritengo che comunque la mozione possa essere votata, dopodiché però è necessario che la stessa mozione vada a verifica, sia in termini di competenze, come qualcuno ha sollevato prima, sia in termini di risorse e sia anche in termini di articolazione e di verifica, no? Perché io sono certa che se mando al comandante dei vigili sia dell'ex nono che dell'ex decimo tutte le segnalazioni, la risposta che mi verrà data è molto semplice: non abbiamo personale. Allora, questo lo dico perché è bene che noi sappiamo qual è la situazione, dopodiché ci adopereremo, solleciteremo e io credo che la strada principale è quella della risorsa. Se noi siamo in grado di avere delle risorse per poter essere autonomi, sicuramente saremo molto più efficaci nell'applicazione di questa mozione. Grazie Presidente, il consigliere Coglia voleva fare un'osservazione, prego. Sì, grazie, sempre molto velocemente, le critiche se costruttive sono sempre ben accette, quindi nessuno aveva con questa mozione e prima risoluzione voleva essere esaustiva, è un inizio, come dite voi giustamente, per iniziare a lavorare sul tema, come l'abbiamo ripreso a settembre del decoro urbano. Questo è uno dei punti del decoro urbano che penso ci veda tutti vicini su questo problema. Non abbiamo la presunzione di pensare che ci sia la bacchetta magica, perché qui dentro ci sono tante cose da fare. Noi abbiamo chiesto, com'è nelle nostre prerogative, come stiamo chiedendo qui come Consiglio, un indirizzo politico verso la Presidente, che poi si attivi presso il Corpo di Polizia Municipale, che ha la facoltà di dire non ho le risorse, però non possiamo esimerci dal farlo, perché è il nostro dovere, questo è il motivo per cui la vogliamo portare avanti, insomma. Se poi ci danno facoltà di andare anche a oscurare i cartelli o rimuoverli, come ha fatto il Presidente del Consiglio, daremo una mano anche da questo punto di vista e ci farà molto piacere partecipare. E sarà il nostro contributo diretto al decoro. Grazie consigliere Coglia. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Prego, consigliere Steridano. Presidente, io capisco che ormai sto diventando un po' renziano, perciò prima gli faccio un buon complimento e poi la bacchetto. Però il consigliere Coglia che parla è intervenuto per dichiarazione di voto o è intervenuto per fatto personale? Non doveva intervenire. La mozione e poi poteva anche intervenire. Basta. Perciò voglio dire alcune considerazioni, a parte inizio subito la lezione di voto così a nome del 99% del Partito Democratico, che faccio questo, l'1% non lo so, è imprevedibile. E perciò il Partito Democratico sarà favorevolissimo, anche perché la mozione, consigliere Coglia, non se nega a nessuno. Perciò questa mozione invece dà la possibilità di iniziare un percorso già avviato da tanti anni, sicuramente nella prossima consigliatura, dove gran parte di voi non ci sarete, fisico, nel senso politico, perché Dio, consigliere Madrona, lo sai che gli faccio sempre la guerra, ma per carità di Dio. Non penso proprio che si risolverà questo problema è un problema che deve intervenire
veramente l'esercito per fermare tutte queste bande di gente che mette questi cartelloni. Certo, ci sono delle priorità. Io mi sono un po' arrabbiato perché sono passati un po' di mesi e il consigliere Laddaga, che è un bravissimo presidente, ligio al dovere, competente, studioso, lavoratore, veramente sono contento di averlo conosciuto, consigliere Laddaga, perché mi sembra una persona molto preparata e a modo che ci mette tutto l'entusiasmo. Per arrivare alla sua preparazione, non ci ho messo due consigliatori, perciò io sono un po' invidioso. Però le devo dire una cosa. Allora, noi dobbiamo andare per un indirizzo, non è possibile, presidente Villa, che viene il comandante dei vigili urbani del settimo municipio nuovo e non si fa un consiglio in cui si presenta il comandante dei vigili urbani e gli si spiegano tutti i problemi che hanno, che rilevano tutti i giorni i consiglieri. Perché qui al settimo o all'ex decimo abbiamo solamente due bravi vigili urbani che conoscono la materia e conoscono ma so due. Su un territorio come grande Firenze, non dico come Firenze e come Bologna, stai sereno, perciò Medici, in caso che tutti si diceva che questo municipio era grande come Firenze e non aveva, se avessimo avuto lo vendevamo a premio. Però detto questo chiudo e mi scuso della lungaggine del mio intervento, però ormai la serata è saltata, almeno arriviamo a casa all'ora di cena. Perciò ecco, e noi dobbiamo fare, presidente Laddaga, un consiglio con i con i comandanti di vigili urbani. Non possiamo pensare che abbiamo chiesto e abbiamo ridotto i soldi della politica, abbiamo due comandi di vigili urbani, dobbiamo fare un unico comando. Dobbiamo avere, cioè, siamo in un territorio pazzesco che sono due ASL, Roma B e Roma C. Dobbiamo convocare un consiglio anche su questo argomento. L'unificazione non è che serve solamente per i consiglieri e per gli assessori, questa cosa va male. Perciò io spero che lei, presidente Villa, al più presto, insieme a tutti i presidenti di commissione, provvediamo a preparare un documento e invitare, speriamo che arrivi il comandante di vigilanza, perché qui ogni 15 giorni si cambiavano, questo sta pure male, portasse sfiga sto comandante. Grazie consigliere Stelitano, altre dichiarazioni di voto? No. Consigliere Coglia, prego. Non parlo per dispetto, insomma, solo per dispetto, no, volevo dire solamente fare un auspicio, esatto. Un auspicio è che abbiamo detto affissioni e cartellonistica. Si può fare qualcosa come cittadini, si può fare qualcosa come partito. Io non sono un partito, il movimento non fa affissioni durante le elezioni né altri momenti. In questo modo contribuisce al decoro. E quindi il mio è un auspicio che anche gli altri partiti facciano lo stesso, tutto qui. La dichiarazione di voto? Favorevole. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Patronova. Vabbè, allora. Il mio voto è favorevole. D'accordo, passa. Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Ho 3 unanimità. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Laddaga. Allora, la mozione è approvata con 18 voti favorevoli e un astenuto, consigliere Laddaga. Consiglio è finito, grazie.